Ancora la Lazio con Luis Alberto, poi il cross di Radu, non ci arriva ad impattare di testa Milinkovic che mette il cross in area. Attenzione, ancora un bel pallone, si salva ancora in qualche modo il Genoa che ora prova a ripartire, ma c'è l'intervento a rubare il pallone molto bene da Milinkovic, servito Correa, entra in area di rigore, serie di finte, cerca un varco, Ciro Immobile, pallone all'indietro, Savic ha il pallone piazzato nell'angolo alla destra di Radu, lo scarico del pallone all'indietro da parte di Ciro Immobile, il pallone di sinistro piazzato nell'angolo a destra di Radu e la Lazio passa in vantaggio al settimo minuto del primo tempo, Lazio 1 Genoa 0, il gol di Milinkovic. Chiedevamo più cinismo e la Lazio subito alla prima occasione mette il pallone dentro, tutto il merito però di Milinkovic che ruba palla a centrocampo, innesca poi Correa, la palla arriva di Immobile che scarica dietro, altro assist per Ciro e di Milinkovic con un piattone a spiazzare Radu, mette il pallone alle spalle, Lazio in vantaggio. Angolo per la Lazio, Luis Alberto, serie di finte, cerca un varco per mettere il pallone in area, ci riesce, attenzione la conclusione di Radu, Lazio 2 Genoa 0, la conclusione appena dentro l'area di Radu di sinistro col pallone all'incrocio dei pali, Lazio 2 Genoa 0, il gol di Stefan Radu annulla pure questo, è un gran gol questo, l'azione di calcio d'angolo, Luis Alberto che danza sul pallone, serve Radu che da fermo mette il pallone all'incrocio dei pali dalla parte opposta con un sinistro veramente fulminante che il suo omonimo in porta al Genoa può soltanto camminare e battere le mani per applaudire il gesto tecnico di Stefan Radu. Palla recuperata ancora dalla Lazio, Milinkovic, Lulic, ancora Luis Alberto, spinge la Lazio, ancora Caicedo, limite dell'area, cerca un filtrante, il pallone però non passa, allora va Marusic a recuperare un pallone e a scaricarlo all'indietro per Stracoscia, la Lazio che dopo i primi 4-5 minuti in cui era sembrata un po' disattenta ha ripreso in mano invece la partita. Milinkovic, bene Caicedo in area, attenzione Caicedo, supera il portiere, Caicedo, gol! Caicedo, è il 3-0 della Lazio al 14esimo della ripresa, Caicedo, pallone filtrante per lui, una finta, manda in a sedere il portiere e in diagonale mette il pallone in rete per il 3-0 della Lazio, Lazio 3 Genoa 0, Caicedo è un grandissimo gol, è la fotocopia del gol che l'anno scorso sempre Caicedo ha fatto alla Roma con un grande finta, elude il portiere Radu e poi appoggia in rete con la porta sguarnita, ma da segnalare anche il pallone al millimetro di Sergej Milinkovic-Savic che così ha mandato in porta il giocatore ecuadoregno permettendo alla Lazio di raggiungere il 3-0. Poi va incontro Caicedo di prima per Radu, Acerbi, Leiva, ancora Acerbi, Luis Felipe che si rifà tutto il campo dall'altro lato, poi trova spazio Luis Felipe, supera un avversario, ora va intorno in tre, oh, gran dribbling, attenzione, bellissimo. Pallone, Ciro Immobile, avanti alla porta, Immobile, gol! È 4-0 la Lazio, è il gol del bomber bianco celeste, il bomber con la maglia numero 17, Ciro Immobile, è lui a realizzare il quarto gol su una grande azione di Luis Felipe che poi lo smarca davanti alla porta e fulmina Radu in uscita, è il gol di Ciro Immobile, Lazio 4 Genoa 0, è il bomber lui, il numero 17, Ciro Immobile, ci voleva il gol
gol di Ciro, ma da segnalare l'azione strepitosa di Luis Felipe che si traveste da Luis Alberto, semina il panico nella difesa del Genoa, mette il pallone proprio giusto per Immobile che deve soltanto controllarlo, entra in aria e di destro batte Radu per la quarta volta, ma da segnalare anche l'abbraccio a fine di una polemica venata con il mister Inzaghi, cui Immobile è andato a ringraziare al termine della corsa per la gioia per questa realizzazione.